L'ultima volta in cui abbiamo parlato di smart work su questo canale era marzo-aprile di quest'anno, quindi marzo-aprile 2020. E se siamo qui nuovamente a parlarne è perché ci sono due motivazioni principali, o una o l'altra. Vale a dire, o in Italia abbiamo fatto 10-15 anni di salti in avanti per quel che riguarda il mondo del lavoro, o semplicemente ci ritroviamo nuovamente in lockdown o semi-lockdown o lockdown leggero, come lo vogliamo chiamare, e quindi le aziende sono costrette a rivalutare questo metodo di lavoro. Sicuramente la motivazione è la seconda, purtroppo per noi, e pertanto quello che voglio fare oggi in questo video è analizzare quelli che sono i 7 errori più comuni che vengono commessi dalle aziende che iniziano ad avviare lo smart work o che lo hanno avviato, tratti da un'esperienza mia personale, perché io aiuto le imprese ad avviare lo smart work, specie in questo periodo. Piccolo disclaimer, questo video verrà diviso in due parti perché mi sono reso conto che potrebbe essere molto lungo. Quindi nella prima parte andremo a parlare di quelli che sono gli errori che vengono commessi prima di implementare lo smart work, e nella seconda parte parleremo degli errori che vengono commessi invece dopo che viene implementato lo smart work, quando effettivamente dovrebbe essere attivo e produttivo. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Iniziamo col dire che lo smart work non è un qualcosa che riguarda semplicemente una persona, ma è un processo di trasformazione aziendale. Ciò significa che purtroppo succede molte volte che all'interno delle imprese viene dato più che altro mandato ad una singola persona di assicurarsi di poter implementare effettivamente lo smart work, e quindi di raccogliere quelle che sono le esigenze e poi occuparsi di tutte le eventuali problematiche. Questa persona generalmente fa parte delle risorse umane e ci potrebbe anche stare come scelta, ma il problema è che non può essere una singola persona a doversi occupare di questo aspetto, dato che è un aspetto che riguarderà tutta l'impresa. Pertanto, come va implementato lo smart work all'interno dell'azienda? Prima di tutto, la persona che ci deve essere un responsabile di implementazione di questo tipo di passaggio, di questo tipo di trasformazione, che può essere sia interno sia un consulente, deve poter lavorare e parlare con tutti i capi area. Questo ovviamente stiamo facendo riferimento ad un'impresa comunque media, quindi con almeno una ventina di dipendenti, con quindi responsabili dei vari settori con cui effettivamente questa persona si può interfacciare. Deve parlare con ognuno di loro, deve verificare quali sono le esigenze, quali sono le attività che è necessario svolgere in sede, quelle che eventualmente si possono implementare online, capire se dall'altro lato il responsabile di settore ha compreso effettivamente che alcune attività possono svolgersi anche offline e oltre che chiaramente online, perché purtroppo succede tante volte che il responsabile dica no, questo va fatto per forza in sede perché magari vuole avere un maggior controllo, e magari invece quel tipo di cosa può essere effettivamente fatta da casa o comunque in smart work. Pertanto questa persona deve assicurarsi di parlare con ciascuno di loro, perché ognuno di loro potrebbe avere esigenze diverse. Altro aspetto da analizzare, lo vedremo anche nel prossimo video, è necessario prestare attenzione a quello che dicono le persone. Poco ma sicuro, potrà sempre succedere che se parli con un dipendente, se parli con un responsabile, se parli con il titolare, ti esporranno dei problemi che hanno notato durante lo smart work o prima di implementare lo smart work. Altra cosa, potrebbero sorgere dei dubbi nell'implementazione. Pertanto questa persona deve occuparsi necessariamente di ascoltare queste persone e chiarire i dubbi. Eventualmente, se ci sono cose che lui effettivamente può operare per andare a risolverli questi dubbi o fare formazione, dovrebbe farlo. Altro errore che si commette molto spesso riguarda la mancanza di comunicazione, il che può sembrare paradossale perché senza comunicazione effettivamente lo smart work non esiste, ma in realtà succede molto spesso che non ci sia comunicazione e all'interno dell'impresa quando si è offline, quindi all'interno magari dell'azienda stessa, del negozio, cose di questo tipo, e quando ci si sposta online, quindi quando è necessario lavorare in smart work. Succede molto spesso che non avvenga un certo tipo di comunicazione, ad esempio può succedere, vi dico anche che è successo, che si mandi semplicemente una mail dicendo da domani siete in smart work. Benissimo, a quel punto i dipendenti si guardano l'un l'altro e dicono bene, come? Non hanno alcuna minima idea, proprio perché non c'è stata una comunicazione, non c'è stata una formazione, che a questo punto diventa essenziale, che spiega come cambierà il lavoro, perché ovviamente il lavoro che andrai a fare in smart work rispetto a quello che fai in azienda sarà completamente diverso. Anche il modo di lavorare, e questa è una cosa su cui insisto molto, vale a dire lavorare per obiettivi piuttosto che per orari di lavoro, ho messo proprio il diverso, deve essere una prerogativa dell'impresa, perché l'impresa deve poter spiegare ai propri dipendenti, ai propri responsabili di settore, che non si lavorerà più per orari di lavoro, quindi non ci sarà più l'orario dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 19, ma ci sarà un nuovo modo di lavorare che andrà a
considerare gli obiettivi. Ovviamente ci sarà un orario di reperibilità. Certamente il tuo titolare di impresa non ti può chiamare alle 10-12 di sera perché magari ha bisogno di una determinata cosa e lui sta lavorando in quel momento. No, c'è un orario di reperibilità in cui il dipendente deve essere reperibile per eventuali informazioni, per leggere una mail, ma allo stesso tempo, se lui vuole svolgere la parte amministrativa di fatturazione alle 11 di sabato sera, piuttosto che mangiarsi una pizza, lo può fare tranquillamente. Non sta al titolare decidere quando effettivamente deve lavorare il dipendente. Questo richiede ovviamente un certo senso di responsabilità da parte del dipendente, allo stesso tempo un certo senso di fiducia da parte del titolare. Di questo ne abbiamo parlato già in un video in precedenza che vi lascio qui in descrizione. Purtroppo ha un audio pessimo, ve lo dico subito, perché non lo so che cosa è successo col microfono, è successo che ha avuto un audio pessimo. A questo punto torniamo a parlare della parte di formazione, perché la parte di formazione diventa essenziale dato che non sarà solo una formazione per quel che riguarda obiettivi e orari di lavoro, ma sarà una formazione riguardo ogni responsabile, ma allo stesso tempo ogni settore. Perché? Facciamo qualche esempio. Supponiamo che siate un'azienda che si occupa di gestione amministrativa e gestione di contabilità dei commercialisti. Proprio banale, banalissimo. Benissimo, in questo caso, supponendo che siate uno studio molto grande, avete dei vari responsabili all'interno delle aree che è necessario che vengano prima interpellati in questa fase di processo di trasformazione, dopodiché vengano formati per quel che riguarda non solo la parte degli obiettivi e degli orari di lavoro che abbiamo specificato prima, ma anche per quel che riguarda i software che verranno utilizzati. Perché chiaramente se prima lavoravi utilizzando il server aziendale o il computer aziendale fisso presente all'interno dell'impresa, adesso lavorerai utilizzando un portatile, magari lavorando in cloud. Questa è una cosa che va considerata, ripeto, ne ho parlato in quel video, quindi andatevelo a recuperare, io qui sto elencando unicamente quelli che sono gli errori che vengono commessi. Se volete maggiori informazioni su come implementarlo o quali sono gli strumenti veramente da implementare, vi lascio tutti i video in descrizione che ho realizzato e che possono affiancarsi benissimo a questo tipo di tematiche. Pertanto la formazione da parte del responsabile o del consulente deve andare a occuparsi anche di spiegare di qualche software, quindi come ogni settore dovrebbe utilizzare questo software e di conseguenza fare la formazione anche a tutto il settore e di conseguenza a tutti i dipendenti. Perché non è possibile pensare di formare unicamente il responsabile e poi il responsabile deve occuparsi di spiegare le cose ai dipendenti. Semplicemente perché magari un dipendente ha un'esigenza, ha una domanda completamente diversa da quella che magari può aver fatto il responsabile in fase di colloquio, pertanto va spiegato, va fatto un incontro direttamente con i dipendenti. Qui voglio spiegare quello che mi è successo all'interno di un'impresa. Diciamo che la fase numero uno, cioè la fase di trasformazione aziendale, viene bene o male, tra virgolette, digerita dalla maggior parte delle imprese, perché purtroppo c'è anche, tra virgolette, un certo senso di resistenza al cambiamento. Purtroppo è una cosa molto comune, ma è, diciamo, innata, tra virgolette, nell'essere umano. Non dipende unicamente dai titolari d'impresa o dai dipendenti. Non è che, tra virgolette, siamo capre e quindi non lo vogliamo fare. Purtroppo, quando siamo abituati a una determinata cosa, ci riesce molto difficile cambiare. Non dipende da noi, è una cosa proprio comune per tutti quanti. Pertanto, cosa succedeva? Succedeva che durante il processo di trasformazione venivano fatte tutte le domande necessarie poi per l'implementazione di determinate skill, determinate cose che andava fatto dal software o comunque dal consulente. Poi, nella fase di comunicazione, quando andavamo a spiegare effettivamente come si doveva comportare l'impresa in quel caso, in una determinata faccenda, per risolvere un determinato problema, se doveva fare una videoconferenza piuttosto che una riunione, a quel punto nascevano, diciamo, i problemi, tra virgolette, cioè i dipendenti e i responsabili si rendevano conto che le cose sarebbero state diverse. Benissimo, è una cosa che va accettata all'interno dell'impresa, cioè nel momento in cui state pensando di fare smart work, sappiate che l'azienda, come funziona e come lavora in questo momento, non lavorerà da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, le cose cambiano costantemente, quindi sappiate che se state implementando lo smart work dovete essere necessariamente disposti al cambiamento. Benissimo, per concludere l'esempio, è successo all'interno di questa impresa che nel momento in cui andava fatta una riunione in una determinata area dell'azienda, vi parlo della parte amministrativa per semplicità, ma in realtà era la parte commerciale, succedeva che ci si vedeva all'interno dell'impresa a distanza, perché purtroppo eravamo ancora in fase di lockdown, probabilmente anche violando quelle che erano le normative, per potersi confrontare di persona. Non dovrebbe succedere, non può succedere, ed è successo semplicemente perché c'era appunto questa reticenza da parte delle persone a voler effettivamente utilizzare questi strumenti. Quindi,
il lavoro del consulente o del responsabile che è all'interno dell'impresa è assicurarsi di togliere queste barriere o comunque fare in modo che cadano questi impedimenti da parte appunto dei titolari d'impresa o dei responsabili di settore. Se succede che una parte dell'impresa, anche solo un dipendente, si pone malvolentieri verso lo smart work, questo creerà disagio e di conseguenza, se crea disagio, magari il problema inizialmente sarà piccolissimo, domani diventerà molto più grande il problema e questo andrà ad incidere sulle prestazioni sia del dipendente ma anche sulla produttività dell'impresa stessa. Terzo e ultimo aspetto riguarda l'implementazione. Succede molto spesso che l'implementazione sia di tipo errata o frettolosa. Adesso mi contesterete il fatto che frettolosa è necessario visti i tempi. Bene, era necessario ed era giustificabile nella prima ondata. Nella seconda ondata, che paradossalmente era prevista, e anche se in realtà molti pensavano che, non lo so, il Covid fosse scomparso, ma mi pare proprio assurdo, nella seconda ondata non è più giustificabile. Cioè a quel punto non è pensabile che un titolare d'impresa non si sia attrezzato per lo smart work. Quindi, supponendo che sia successa malauguratamente questa cosa, ovvero che il responsabile dell'impresa, il titolare dell'impresa, non sia pronto ad applicare lo smart work, quello che vi voglio dire è che dovreste evitare il cosiddetto tutto e subito, ma piuttosto procedere step by step. Che significa? Significa che l'implementazione dello smart work, come avete già visto nelle prime due fasi, è un qualcosa di estremamente, tra virgolette, lento, elaborato, sistematico. Pertanto pensare di dire a tutti i dipendenti tramite email domani siamo in smart work e datevela voi come dovete lavorare non è proprio il massimo, quindi bisognerebbe lavorare step by step. Quindi sì, puoi iniziare a, tra virgolette, far lavorare i dipendenti da casa, ma almeno le prime task che vanno assegnate devono essere assegnate con un minimo di riguardo. Cioè non è possibile pensare di dire al dipendente che magari da 15 anni ha lavorato sempre ad una scrivania con un computer fisso collegato ad un server non connesso ad internet di lavorare immediatamente in cloud. Non è né pensabile che l'impresa possa applicarlo, quindi pensare di smantellare il server e immediatamente dopo implementare il cloud, né tantomeno per il dipendente abituarsi a lasciare un certo tipo di postazione e passare ad un'altra. Pertanto è necessario analizzare le cose con calma e cercare di capire effettivamente quali sono le priorità, senza eccedere. Altro aspetto, dovuto sempre a quella questione dell'implementazione errata o frettolosa, riguarda hardware e software. Ok, spiegato semplicemente, non da informatico, riguarda principalmente computer, smartphone, tablet e tutti i programmi che ci girano sopra. Perché? Perché se avete lavorato sempre all'interno dell'impresa, come dipendenti, alla vostra postazione fissa, non avete mai avuto uno smartphone aziendale, un cellulare aziendale e tutti i programmi lavoravano perché installati sul computer, avrete un certo tipo di formazione, un certo modo di lavorare. Se iniziate a lavorare da casa o in giro, quando sarà possibile lavorare in giro, perché lo smart work ha anche questo tipo di aspetto estremamente positivo che consente al dipendente, tra virgolette, di svagarsi e allo stesso tempo di poter continuare a portare avanti il proprio lavoro, e dovete necessariamente avere un vostro smartphone, avere un vostro tablet o fornire ai vostri dipendenti smartphone e tablet e lavorare con programmi che magari girano totalmente online, a quel punto diventa, tra virgolette, un requisito fondamentale, perché se vogliamo che tutto quello che facciamo venga salvato automaticamente direttamente nel cloud dell'azienda, di modo che nulla vada perso e non venga installato sui computer dei dipendenti, pertanto è necessario implementare anche il software. A tal proposito, piccolo disclaimer, vi ho parlato della Google Suite che è molto utile da questo punto di vista, vi lascio anche di quello il link in descrizione, può essere utile da implementare, ovviamente necessita anche quello di formazione. Dicevo, se non hai fatto una buona formazione e implementazione di questo tipo di aspetti, ti troverai nella condizione che il dipendente semplicemente sì, sarà a casa, ma non saprà minimamente interfacciarsi con l'azienda e lavorare con l'impresa. Pertanto è qualcosa che è necessario considerare ed è un aspetto ancora prioritario rispetto alla parte di formazione ed informazione. Ultimo aspetto, questo più che altro è un consiglio, osserva. Ok, purtroppo succede molto spesso che io lavori o comunque conosca imprese che vivono un po' nella loro bolla, cioè vale a dire abbiamo sempre lavorato così, non guardiamo la concorrenza, non guardiamo le altre imprese, pertanto noi abbiamo il nostro modo di lavorare, che questo fino a un certo punto ci può anche stare, ma in realtà è necessario ad un certo punto capire che se ci si vuole evolvere, se si vuole crescere come impresa, bisogna necessariamente aprire gli occhi e osservare chi abbiamo attorno, quindi magari il mercato, la concorrenza, aziende che magari non fanno anche parte del nostro settore, ma capire effettivamente come si muovono, riuscire a capire cosa fa
un'altra azienda che magari lavora benissimo in smart work da diversi anni, e ci sono in realtà in Italia che lavorano in smart work da tanto tempo, se riusciamo ad osservare e capire effettivamente quali sono, in base alle osservazioni che facciamo, le priorità che dobbiamo dare per poter implementare lo smart work, avremo un'efficacia estremamente maggiore rispetto a lanciarci nel buio e sperare che Dio ce la mandi buona. Non funziona così. Detto ciò, questi sono tre aspetti che riguardano l'implementazione dello smart work quindi prima di effettivamente di iniziare a fare smart work, che sono errori che si vedono immediatamente, errori che è possibile riscontrare immediatamente. Nel prossimo video, che uscirà mercoledì prossimo, parleremo degli errori del post, cioè dopo che l'abbiamo implementato, dopo che le cose effettivamente si fanno più serie, perché a quel punto i dipendenti sono da casa, devono lavorare, e se si torna in una condizione di blocco totale o magari hanno problemi con i computer, a quel punto diventa un problema andarla a risolvere la cosa. Non è che puoi richiamare il dipendente in impresa, perché se abbiamo detto che lavorano, dato che c'è la quarantena e tutto il resto, se l'abbiamo detto che lavorano da casa, devono lavorare da casa. Pertanto, analizzate prima questi aspetti, dopodiché vedetevi i video che ho lasciato in descrizione, perché lì potete effettivamente capire un po' di più di come implementare lo smart work. L'appuntamento è per settimana prossima, dove andremo ad analizzare gli ultimi tre punti e vi darò qualche consiglio finale. Detto ciò, se il video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti invito a lasciare un like, in modo da poterlo mostrare a più persone possibili, un commento se qualcosa non ti è chiaro, iscriviti al canale, in questo canale parliamo di comunicazione, marketing e crescita aziendale, e condividi il video con tutte quelle persone a cui pensi possa essere effettivamente utile. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video.